vinta questa volata e vi sto considerando che siete in classifica. Sì, siamo carichi per il finale di stagione, pensiamo partita dopo partita, come delle finali, e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio in ogni gara. Ecco, diciamo, da quando sei arrivato ad oggi c'è stata una crescita esponenziale sul piano proprio non solo del gioco, ma anche della testa, cioè ti sei messo dentro in campo completamente sia a destra che a sinistra. Ecco, ritieni una stagione fondamentale per il tuo passaggio nel calcio questa? Sì, sicuramente è una stagione fondamentale per me, come per tutti i giovani della nostra squadra, e mi sto trovando bene sia a destra che a sinistra, e in una difesa a 4 che prima d'ora avevo giocato poco in una difesa a 4, quindi sto migliorando, sto cercando di capire quello che mi chiede il mister da inizio stagione e questo. Mi accodo, visto che abbiamo parlato di rush finale, quali sono gli avversari che temete di più e ovviamente se state studiando senza sbilanciarsi qualcosa di loro? No, sono tutti fortissimi perché in Serie B sappiamo com'è il campionato equilibratissimo e quindi in questo momento pensiamo alla regina che sarà fondamentale per noi e per la stagione. Sì, Leonardo, adesso mancano 7 partite e la Cremo gli scontri diretti li ha fatti tutti. Non ti chiedo se il calendario è più facile, perché sappiamo che non è così, però quanto può contare il fatto che saranno le altre a togliersi i punti a vicenda e non la Cremo, che comunque, diciamo, ha il destino nelle proprie mani. Sì, secondo me noi dobbiamo pensare alle nostre partite, al nostro campionato e poi alle altre partite si vede dopo la nostra partita il risultato che hanno fatto e tiriamo le somme, però dobbiamo pensare a vincere noi le partite che secondo me è la cosa fondamentale. Tornando, diciamo, sul tuo ruolo, quest'anno sei uno dei, diciamo, più positivi, anche perché sulla fascia destra la tua presenza si è sentita, sai spingere. Poi l'arrivo di Casasola, per te è stato uno stimolo in più per far bene, visto che è arrivato un uomo di fascia sulla tua destra, e come hai visto questo arrivo di Casasola? No, assolutamente, l'arrivo di Thiago è stato importante per noi, ha dato e dà il suo contributo alla squadra e sicuramente se siamo 2-3 per ruolo dà più stimoli sicuramente e quindi è importante per tutti, chi gioca deve fare del suo meglio in campo. Parliamo di ambiente, qui a Cremona è un ambiente particolare, nel senso che il gruppo si è formato col tempo. Dicevamo tante volte, non ci sono protagonisti, non ci sono gregari, tutti fanno l'uno e l'altro in questa squadra qui. Quindi rispetto alle stagioni precedenti, come sei entrato in questo tipo di ambiente? E sono entrato, diciamo, come ogni anno, in punta di piedi, facendomi conoscere piano piano. Ho trovato un gruppo solido dei ragazzi che c'erano dall'anno scorso. I ragazzi giovani sono stati i ragazzi che si sono messi a disposizione. Secondo me la nostra forza è l'umiltà, lottare per il compagno, è questo che ci chiede il mister dall'inizio che ha costruito un gruppo importante, poi siamo stati bravi noi nel consolidarlo, ecco. Ecco, sei un giocatore molto duttile, ti hanno anche provato a sinistra. Qual è la cosa che ti viene meglio o il ruolo che ti viene più naturale e quale invece vorresti implementare magari per il tuo futuro? Ma credo che sia per il mio presente che per il mio futuro, il ruolo è quello di terzino destro o terzino sinistro, mi trovo bene su entrambe le fasce. Quindi entrambi questi ruoli, ecco, sulla difesa a 4. Sì, io volevo chiederti invece un po' in generale perché la Cremonese secondo te è stata la sorpresa fin qui di questo campionato, nel senso che a differenza magari di Benevento, Monza, siete giovani, però siete, come abbiamo detto prima, molto uniti. Secondo te qual è stata la chiave un po' che vi ha permesso di anche giocare sempre con lo stesso entusiasmo, che è un po' una delle vostre caratteristiche principali? Sì, ma giochiamo, questa identità ce l'ha data il mister, di giocare liberi, spensierati,
e nonostante le pressioni comunque sia di uscire sempre bene dalla situazione di gioco, e quindi diciamo che questo è un po' il nostro marchio di fabbrica, di giocare sempre la partita ad alti ritmi, con la mente libera, perché secondo me per fare grandi cose, se non hai la mente libera, è difficile giocare bene. Allora, qualche tempo fa il mister, non so se per tenere caldi gli animi, diceva: noi non siamo i più forti, noi siamo lì e ce la giochiamo contro squadre di caratura maggiore. Ma voi, come giocatori, vi sentite comunque più forti, visto che, a parte qualche inciampo che ci può stare, avete dato la forza da tutti giocando anche un bel calcio? Sì, giochiamo un bel calcio, ma per questo non ci sentiamo assolutamente superiori agli altri. Lo dimostra la Serie B, lo dimostra il campionato, che i giocatori sono veramente tutti forti, dalla prima all'ultima squadra. Quindi c'è da fare attenzione in queste 7 partite a tutti, senza sottovalutare nessuno, e stare concentrati sulla nostra partita da fare. Tasto dolente dalla nazionale che esce dai mondiali, o non va ai mondiali. È una nazionale in cui c'è dentro tanto Sassuolo, perché sì, la verità è quella lì, un Sassuolo che non ha mai fatto coppa e non ha mai giocato in Europa. Ecco, secondo te, tu che sei avversor, che tipo di logica dà a questa cosa qua? Logica della nazionale o del Sassuolo? Del Sassuolo e nazionale, quindi di questo tipo di... No, ma secondo me bisogna puntare su ragazzi giovani italiani, che ce ne sono tanti veramente bravi, l'hanno dimostrato i ragazzi del Sassuolo. Sassuolo è una realtà che fa stare sereni i ragazzi, da serenità, non ci sono troppe pressioni, e ne sono usciti tantissimi. Guarda Berardi, Raspadori, Scamacca, lo stesso Frattesi che sta nel giro della nazionale comunque, e quindi secondo me sono ragazzi forti, che in quel contesto Sassuolo fanno benissimo e sono pronti magari per una grande squadra. E per quanto riguarda l'uscita della nazionale, mi dispiace tantissimo da tifoso della nazionale, quindi niente, cercheremo di rifarci ai prossimi europei e mondiali. Ecco, per quanto riguarda te, hai un giocatore a cui ti ispiri, magari l'hai già incontrato, ti è capitato di vederlo, parlarci? Me ne piacciono tanti nel mio ruolo, vedo tanti video, diciamo il mio modello di riferimento è sempre stato Maldini, sono cresciuto con lui, mi è sempre piaciuto lui, però a livello, in questo momento ce ne sono tanti veramente bravi. Sì, la mia curiosità invece è su un ricordo più bello che fino ad ora, speriamo che non sia l'ultimo, hai di questa stagione, che può essere una partita o anche qualcosa che è successo fuori. Di questa stagione ce ne sono stati tanti, di momenti belli, tante vittorie belle, sofferte. La più bella secondo me è stata col Brescia in casa, è stata qualcosa di unico. Far gol agli ultimi minuti di gioco, era un derby molto sentito, c'era anche un po' di agitazione secondo me prima della gara, è stata liberata da questa vittoria fondamentale per la nostra stagione, e poi davanti al nostro pubblico è stato veramente bellissimo. Dopo questa tua stagione, diciamo, molto positiva, come prospettive, anche se si capisce che tu adesso sei concentrato su questa, l'anno prossimo punti a giocare in Serie A? Quella è l'ambizione secondo me di qualsiasi calciatore a questi livelli, puntare alla Serie A assolutamente, ma in questo momento penso e dobbiamo pensare tutti alla Cremonese, a fare qualcosa di grande, e questo, l'ambizione è sempre quella di puntare al massimo, di andare al massimo del proprio livello, ecco. Soprani, il collega di Ferrara, mi diceva che Nicola è un giocatore molto serio, molto preciso, puntuale. Ecco, qui qualche matto l'avrei trovato in questo gruppo qui. Ti sei adeguato o sei rimasto
il ragazzo serio di Ferrara? No, sì, sono rimasto il ragazzo serio di Ferrara, ho i miei valori e li tengo ben saldi, ce ne sono di matti in squadra. C'è un nome, no, Zani Macchia, veramente matto. E però vabbè, sto tutto il giorno con lui, quindi proprio ceniamo insieme, tutto il giorno insieme. Ecco, visto che hai parlato, se così vogliamo metterla giù così, di ragazzi matti, c'è qualcuno invece che ti ha preso in un certo senso tutto la sua ala o comunque che ti dà una grande mano, allenatore e dirigenti, a parte proprio un giocatore? Ma uno in particolare no, perché abbiamo un bel rapporto con tutti quanti, quindi parliamo, ci confrontiamo. È una squadra che i grandi hanno la loro parola, anche i giovani prendono parola, quindi siamo un gruppo molto solido da questo punto di vista.